Prima di andare al mare, oggi è giovedì, come vedete i segnali sono inequivocabili, c'è la frusta, c'è il cappello da pasticcere, quindi oggi facciamo un dolce ed è con particolare gioia che raggiungo il mio amico qui nella zona cucina. E come faccio ultimamente, vorrei che si creasse un rapporto più diretto col pubblico, quindi fatti una bella presentazione. Ciao Alessandro, allora io sono Luca Pergo, sono un pasticcere, amo divulgare la pasticceria attraverso il web, arrivo da Lecco e oggi sono qui per portarti una delle mie ricette dolci. Una delle tue ricette anche preferite, che cosa ci preparerai oggi? Oggi vado a preparare una sbriciolata ripiena di ricotta e cioccolato, che è differente dalla sbrisolona, l'impasto si ispira alla sbrisolona, ma vado ad aggiungere anche un ripieno cremoso, quindi in questo si differenzia, per questo la chiamiamo sbriciolata. E infatti stai proprio impastando la frolla, perché comunque trattasi di una frolla, anche se viene lavorata diversamente. Quindi raccontaci subito già che cosa stai facendo. Allora, io quello che ho fatto è stato iniziare a fare i classici passaggi di una pasta frolla. Ho mescolato il burro freddo con lo zucchero, un pizzico di sale, poi ho aggiunto il tuorlo, mescolato. Come hai visto in quest'ultima fase ho aggiunto la farina 00 e vado ad aggiungere adesso anche la farina di mais fioretto, che per intenderci è quella della polenta, che dà un colore più intenso ma soprattutto anche una nota un pochino più rustica che la lascia croccantina. Perché quindi l'elemento che ci piace tanto di questa pasta frolla è la sua consistenza, diciamo la sua croccantezza. Invece di una pasta frolla liscia, questa rimane molto più sbriciolata appunto e quindi ha una consistenza diversa in bocca. Allora la farina di mais ci aiuta proprio in questo. Esattamente, giusto? Ma non solo questa ci aiuta a dare croccantezza, perché ci sono anche le mandorle. Guarda, io do ancora un paio di colpetti, arriviamo a ottenere diciamo questa grana, quindi né troppo fine né troppo grande, e vado ad aggiungerla all'interno. Quindi a questo punto posso anche proseguire con le mani, certo. Andiamo a compattare l'impasto e anche questa granella di mandorle, oltre a dare rusticità, ci permette di rendere la frolla più gustosa, diciamo, più rustica. E mentre lui procede con l'impasto, io come al solito vi faccio fare la vostra attesissima foto al televisore per poter replicare questa preparazione. Sbriciolata, ricotta e cioccolato per una tortiera da 22 cm per la base. Lo zucchero 120 grammi, burro 160, tuorlo 1 grande, farina 00 160 grammi, farina di mais fioretto 40 grammi, mandorle 120, sale un pizzico. Per il ripieno, la ricotta 250 grammi, gocce di cioccolato 100 grammi, zucchero a velo un cucchiaino. E adesso vorrei concentrarmi sulla mandorla, se mi consenti, perché è una variante importante in questo impasto, in questa frolla. Allora raccontaci come le lavori e quali mandorle scegli. Allora, in questo caso io per renderla più rustica ho fatto metà mandorle, diciamo, pelate e metà con la pelle, così anche come colore notiamo diciamo queste sfumature. Una volta che le ho integrate nell'impasto, come hai visto, ho creato un panetto, lo avvolgo nella pellicola e lo lascio riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Quindi il risultato è questo. Questo è il mio panetto che ho già fatto riposare in frigorifero. Sì. È importante che sia bello sodo, perché non andremo a utilizzarlo con il mattarello, quindi deve essere plastico, ma andiamo a utilizzarlo così appena esce dal frigorifero, grattugiandolo su una grattugia con i fori grandi. Molto particolare, quindi per una volta non andiamo a stendere l'impasto né con le mani né con il mattarello, ma lo andiamo a lavorare proprio con la grattugia. Quindi addirittura oltre al frigo potremmo utilizzare anche il congelatore? Esatto, diciamo che volendo, soprattutto in estate, gli ultimi 10 minuti dal frigo lo mettiamo in freezer, così l'impasto diventa anche un pochino più denso e facciamo meno fatica. Quindi otteniamo delle briciole grezze ma comunque uniforme, come vedi, e vado a completare in questo modo la tortiera facendo delle briciole non troppo pressate ma comunque abbastanza compatte per far sì che il ripieno non scivola sulla base. È incredibile, sta proprio grattugiando, guardate, fate proprio questo movimento. Questo è un bel trucchetto perché semplifica la vita anche a chi magari non va molto d'accordo con il mattarello, stendere la frolla che si formano le crepe, quindi in questo modo è davvero semplicissimo andare a rivestire la base, vedi, in un attimo abbiamo il fondo della torta. E il risultato è assolutamente fantastico, sei stato bravissimo perché l'avevi fatta tutta, avevi lasciato proprio un triangolino proprio per completarla. Mentre Luca dà forma alla nostra sbrisolata, ci spostiamo nella cucina di Titti da Toma. Ciao Titti, buongiorno! Ciao! Che anche se è in vacanza continua a essere dei nostri. Buongiorno Titti, senti, ma ti piace la frutta secca?
Moltissimo, la tengo sempre in casa, nella borsa, e anche quando vado al mare porto con me della frutta secca, delle mandorle. Perché è anche un ottimo spuntino. Ascolta, tu utilizzi le mandorle per i tuoi dolci? Assolutamente sì, e mi piace molto usarle, talvolta anche pelate, cioè senza, non queste grezze, mangiarle direttamente, ma le pelo. E come lo faccio? Io prendo un pentolino con dell'acqua molto calda, ci metto un goccino proprio di olio e immergo le mandorle grezze con la buccia all'interno dell'acqua calda per qualche minuto. Poi le scolo e le metto in una ciotola con dell'acqua fredda e le lascio un quarto d'ora così. Quindi vai a creare il contrasto. Titti, ascolta, quanto tempo ci dai una graduazione così in linea di massima dell'acqua? Quanto deve essere calda e quanto tempo le lasci in infusione nell'acqua calda? Allora, nell'acqua calda, che è una temperatura 30 gradi, le lascio 5 minuti, 3 minuti, mentre nell'acqua fredda le lascio per un quarto d'ora. Ah, ok. In questo modo si va a creare lo shock termico e poi vengono via facilmente le pellicine. E poi viene via facilmente. Adesso mi avvicino, però immediatamente la pellicina grezza delle mandorle viene via. E così sono già sbucciate, pronte per essere cucinate. Assolutamente fantastico. E tra l'altro, invece, il nostro amico qui in cucina oggi ha deciso di fare un misto. Cioè quelle pelate che ci hai fatto vedere tu e quelle invece tenute con la pellicina. Senti, ma in quell'altra boccetta invece, Titti, che cosa hai? Allora, in questa boccetta ho dell'olio di mandorle, quello che noi utilizziamo per il nostro corpo, per idratare la pelle, che troviamo in qualsiasi supermercato. E quindi tu, quando torni dal mare, lo utilizzi per ridratare la tua pelle? Assolutamente, ma anche lo utilizzo per nutrire, lucidare i mobili di legno, addirittura, sia del salotto che della cucina. Beh, tu non sei un mobile di legno, però se funziona nello stesso modo... Prendo un panno in microfibra bagnato e ben strizzato, ci metto qualche goccia del nostro olio di mandorle e poi con dei movimenti rotatori si possono lucidare tutti i mobili, appunto, che dicevamo, in legno, gli si dà, si eliminano anche quelle piccole crepe, certo. Gli si dà una vita nuova. Ecco, posso farlo anche così. Quindi lucida e nutre, questo vale anche per la tua chioma così fluente? Adesso ne metterò un po' anche sui capelli, effettivamente. Effettivamente, insomma, l'uso è talmente ampio, è prezioso l'olio di mandorle, che veramente possiamo usarlo in tanti modi. È un ottimo idratante. Brava Titti! Ora Luca, con il ripieno, sta lavorando la ricotta. Parlaci allora della ricotta. Esatto, sto utilizzando ricotta vaccina, che comunque ha un sapore più delicato. Ho dato una mescolata a zucchero a velo e gocce di cioccolato, oppure cioccolato o una tavoletta tagliata a pezzettini col coltello. Andiamo a mescolare con un semplice leccapentole fino a far rendere tutto omogeneo e siamo pronti per versare questo semplicissimo ripieno sulla base di briciole che abbiamo già creato prima. Molto bene. Ok, guarda qua, andiamo a distribuirlo in questo modo, quindi questo penso che sia il ripieno più veloce della storia. Allora, basta lavorarlo un po', praticamente sì, è già sì, pronto. Sì. No, esatto. Somiglia un po' al colore della stracciatella, del gusto del gelato. Esatto, stracciatella. Il risultato, un po' lo scopo è anche quello, Quindi quando andremo a tagliare questo guscio croccante, noi troviamo all'interno questo cuore morbido, cremoso, che poi se la conserviamo in frigo diventa anche fresco questo ripieno ed è piacevole da mangiare anche in questi mesi più caldi. Senti Titti, torno da te perché noi stamattina stiamo usando appunto il cioccolato sotto forma di scaglie. Questi prodotti si trovano tranquillamente ormai nella grande distribuzione quando andiamo a fare la spesa, però indubbiamente un pochettino costano. Allora, qual è il modo per ricavarci, che ne so, le scaglie di cioccolato oppure i riccioli di cioccolato? Un bel modo, un ottimo modo è quello di utilizzare il pelapatate. Per fare dei riccioli e delle scaglie, come hai detto tu, in maniera casalinga e molto più economica, noi prendiamo il panetto di cioccolata dopo averlo messo un po' nel frigorifero e poi, utilizzando il pelapatate, riusciamo a fare dei riccioli o delle
scaglie che saranno utilissimi per guarnire i nostri gelati e i nostri dolci, così. Quindi praticamente come abbiamo fatto noi con questo impasto, con questa frolla stamattina, ci ha detto il nostro amico di tenerla in frigo o comunque anche nel congelatore, quindi prendere la massa di cioccolato, renderla ben fredda e poi lavorarla come stai facendo tu. Grattarla in maniera più o meno pressante a seconda di quanto li vuoi spessi e poi verranno dei riccioli oppure delle scaglie dello spessore che tu desideri. Veramente stupendo, hai ragione. Quindi in questo modo ci possiamo ricavare questo elemento importante per la preparazione di molti dolci andando a risparmiare un po', perché comunque questi prodotti già fatti sono buonissimi, ma ovviamente prevedono una lavorazione e quindi costano di più. Lui, Luca, sta continuando a grattugiare l'impasto perché abbiamo fatto la base, abbiamo messo la farcia, quindi con la ricotta in questo caso di mucca, hai preferito quindi solo quella di mucca perché è un po' più un delicata. Un pochino più delicata, ma nessuno ci vieta di fare anche sì, mista, no? Esatto, mista oppure totalmente anche con ricotta di pecora. E una volta che abbiamo preparato questa base, con l'impasto che mi resta vado avanti sempre con la stessa tecnica, quindi grattugia, creo le briciole e vado a creare un effetto di abbastanza rustico, quindi non dobbiamo pressarlo perché sia esteticamente rimane più carino, ma anche quando andremo a mangiarlo troviamo diciamo una crosta più friabile e non troppo compatta. Ecco, sto notando per esempio che per quanto riguarda l'impasto sbriciolone che stai mettendo sopra, lo stai pressando ancora di meno di quello della base. Esatto, giusto? La base la presso un pochino di più perché mi deve far da fondo, così anche quando dopo la cottura taglieremo la fetta riesce a sostenere il peso della farcitura, mentre sopra deve essere proprio, diciamo, proprio sbriciolato, appoggiato e poi col calore del forno si siederà lui piano piano. Allora vai a completare tutto, a riempire tutti gli spazi. E siamo pronti poi per andare in forno. Un trucchetto, cioè non un trucchetto, un'alternativa è quella di andare a sostituire anche le mandorle nell'impasto con altra frutta secca o sostituire magari le gocce di cioccolato con magari pezzetti di frutta come mirtilli, frutti di bosco, pezzetti di fragole, quindi è anche bello andare a reinventare il gusto di questa torta. Quindi qualsiasi frutta fresca, giusto? Qualsiasi frutta, scusami, secca possiamo utilizzare. Esattamente, nelle stesse dosi. O le mandorle o mista, oppure possiamo usare le nocciole, le noci, eccetera. Certamente. Andiamo alla cottura nel forno. Una volta preparato tutto esatto. Quanto, andiamo nel forno, preriscaldato. Preriscaldato, forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti, e in forno nel ripiano quello più basso, in modo che mi cuoce bene la base. Ecco, questo... perché il ripiano più basso? Nel ripiano più basso perché il calore arriva dal fondo e abbiamo una torta che è cotta in modo omogeneo, vedi, bella dorata in superficie, ma anche il fondo non sarà crudo. E il risultato, amici, è veramente stupendo. Il risultato finale con una profumatissima sbriciolata, ricotta e cioccolato, che è, quindi ci darà quella doppia consistenza, cioè croccante fuori e morbida dentro, che è quello che vogliamo. Io te ne taglio una fetta e così ti faccio vedere la sorpresa all'interno. E conoscendo i frequentatori dello studio, io andrei anche con qualche fetta in più. Però noi facciamo la presentazione. Perfetto. Adesso. Allora, piattino, paletta. Questo lo spostiamo. L'impasto che non abbiamo utilizzato. Vedi, sbriciolona, ma non si sbriciola neanche tantissimo, quindi si riesce a servire bene. Ed eccola qui. Che ci mettiamo anche per renderla anche più gradevole visivamente? Ma possiamo ultimarla semplicemente a piacere con una semplice spolverata di zucchero a velo che gli dà quel tocco un pochino più chiaro. Oggi io la preparo così, rustica, su questo piatto molto estivo e siamo pronti per portarla in tavola anche per le nostre merende. Senti, considerando che dentro c'è la farcia di ricotta e cioccolato, al limite un paio di quenelle di ricotta anche, e cioccolato ma vicino. Ci vedrei bene anche una pallina di gelato in questa stagione. Bravo, bravissimo. Vedo che mi hai capito al volo. Titti, ti salutiamo tanto, ti ringraziamo, un saluto speciale anche da Greta, va bene? Ti saluta Greta. Grazie, ci troviamo alla tanto prossima. Greta da parte mia. Io ringrazio bene, grazie, Luca, Alessandro. Sempre bravissimo, sempre un piacere stare con te.